La Pulce d'Acqua, Angelo Branduardi. D'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. D'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Yam dam dira da dai di dam da, yam dam dira da dai dai da, yam dam dira da dai di dam da, yam dam dira di da da. Yam dam dira da da ni da ni da, yam dam dira da 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 da, ya da ya da, yam da tika tika da. È la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato. E la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà. Sull'acqua del ruscello forse tu troppo ti sei chinato, tu chiami la tua ombra ma lei non ritornerà. E la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la serpe verde che hai schiacciato non ti perdonerà. E allora devi a lungo cantare per farti perdonare, e la pulce d'acqua che lo sa l'ombra ti renderà. Yam dam dira da dai di dam da, yam dam dira da dai dai da, yam dam dira da da di dam da, yam dam dira di da da, yam dam dira da dai di da. Brava, brava Edi! Ma sei tu? Ma è pazzesco, guardate il trucco! Pazzesco, complimenti ai nostri trucco e parrucco, complimenti davvero, bravi, bravi tutti. Loretta, iniziamo da te. Guarda, è stato molto... Oddio. Microfono, cos'è? Sì, ci sentiamo. Ah, no, no, scusate. Ah, no, per lei dice ah, sì, sì, ma il tuo lo sentiamo. Sì, 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 va. No, no, credevo ce l'avessero con me. Cioè. No, molto, molto divertente. A me Branduardi piaceva molto e mi piace ancora tanto, perché comunque aveva un genere assolutamente... Mi ricordava unico. Un po' Cat Stevens, sì, un po' certo. Donovan. Come si chiamava quella canzone? Candy? Addio, mannaggia. Candy, candy. No, no, sì, no, no, adesso poi mi verrà in mente. Comunque, qua. Insomma, il nostro menestrello, non so, e lei è stata molto divertente, cioè una donna che fa una cosa così, che accetta anche di truccarsi in questo modo, lo trovo proprio molto carino, molto leggero, molto soave. Brava. Grazie. Christian, è sempre molto carina stasera. A fare un uomo, vederlo fatto da una donna in questa maniera è molto spiritosa, è molto vero, divertente. Non so perché ti hanno messa la parrucca, perché mica sei bisogno di capire come Branduardi, quindi, no? Però insomma, complimenti. Grazie. Enrico, per chiudere? Molto carina, hai preso lo spirito di questo grande musicista, sì. Perché lui è un grande musicista, enorme. Un menestrello. La cosa che mi piace è che lui ha preso ispirazione dai racconti indiani, non ti spaventare, di Jaime de Angulo, che non è una parolaccia, è un cognome, è uno scrittore spagnolo che ha raccolto tutti i racconti orali di questa tribù orali. Californiana, i Pitt River, dove la pulce d'acqua, che non è un animale che succhia il sangue, insomma, rubava l'ombra a chi non rispettava la natura. Quindi un pensiero affettuoso a tutti i nativi d'America che amavano la terra molto prima di noi. Bello. Molto bene, grazie, grazie, complimenti. Grazie.
Oh, 11.